Vi parlo dallo stadio comunale di La Strassigna, che pochi minuti fa ha cambiato intitolazione. Infatti la sindaca di La Strassigna, Angela Bagni, ha tolto una bandiera tricolore che ha svelato al pubblico numerosissimo presente la nuova denominazione, ovvero Azzurri Fulvio Onesti e Egisto Pandolfini, due glorie della nazionale italiana di calcio che hanno stabilito un record difficilmente eguagliabile, cioè due giocatori quasi coetanei, espressione dello stesso territorio comunale, una piccola realtà come era allora negli anni 50 La Strassigna, entrambi titolari nella stessa squadra in nazionale ai campionati del mondo del 1954 in Svizzera. I veterani dello sport e la sezione di La Strassigna ha inoltrato una richiesta al comune di La Strassigna affinché questo stadio da oggi avesse una nuova prestigiosa, lo possiamo dire, intitolazione di livello anche internazionale, perché questi due giocatori hanno avuto una rinomanza proprio grazie alla partecipazione ai mondiali di calcio di livello planetario. Accanto a Angela Bagni, alcuni dei familiari sia di Gisto sia di Fulvio, però sarà lei a ringraziarli della loro presenza, e credo anche loro oggi siano felicissimi perché queste due foto daranno il benvenuto a quanti assisteranno da domani alle partite che si svolgono in questo impianto. Sì, una giornata che rimarrà nella storia dello sport lastrigiano, dedicare questo stadio a questi due uomini, a questi due campioni che hanno vestito la maglia azzurra portando il nome di La Strassigna a livello internazionale, ci fa molto onore, siamo veramente contenti, c'è stata tanta partecipazione nonostante sia un lunedì, questo sta a significare quanto l'Astra era legata a questi due campioni, uno stadio che per me ha un significato importante, come ho detto nella intervista, perché fu realizzato da mio padre quando ero sindaco, fu inaugurato da lui, e quindi oggi dedicarlo a queste due persone, a questi due uomini che hanno avuto oltretutto, oltre ad essere dei campioni, non solo sui podi ma anche un ruolo importante nella nostra società per il dopo, perché il dopo hanno continuato, Egisto nella Fiorentina e Fulvio anche in altri settori sempre dello sport, a dare dei segnali di grandi campioni, perché si è grandi campioni quando si veste la maglia, ma anche dal giorno dopo, e loro lo sono stati, e questo è il segnale. Dedicare questo stadio a loro significa anche guardare alle nuove generazioni, perché oggi sappiamo bene tutto quello che gira intorno ai campioni, ma queste persone, questi due uomini sono diventati quello che sono, allenandosi nelle nostre piazze, questo è anche un valore aggiunto a tutto questo, quindi un grazie ai veterani che hanno fatto la richiesta, ma che era una cosa scontata, doveva essere fatta, quindi lo stimolo che ci hanno dato di chiudere questo percorso, sono onorata di chiuderlo io con la fascia da sindaco per tutto che mi lega, tutto quello che mi lega a Fulvio Onesti e da Egisto Pandolfini. E allora, anche se avevamo promesso di non farli parlare, però approfittiamo della loro presenza, presentatevi ai nostri telespettatori e se potete magari trasmettete anche a noi l'emozione che avete vissuto pochi minuti fa quando avete visto togliere il tricolore e apparire il nome dei vostri genitori. Sì, io sono Silvia, la figlia di Egisto Pandolfini, è stata grazie a tutti, perché è stata davvero una bellissima emozione vedere questa intitolazione di questo campo alla Strassigna, che è il nostro paese. Grazie a tutti. Sì, mi associo anch'io alle parole di Silvia, sono Alessio, nipote di Fulvio, e ringrazio ancora una volta l'amministrazione veterani per questa cosa che rimarrà nella storia nel nostro paese. Grazie. Io sono Sabrina Nesti, la nipote di Fulvio, e anch'io sono onorata di questa cosa, ma soprattutto per noi, per il paese di La Strassigna, ma anche per mio nonno, che se da lassù ci vede sarebbe molto fiero in questo momento di questa cosa. David Bini ha rappresentato oggi il Museo della Fiorentina, del quale è presidente, e ha portato il suo contributo a due glorie, anche se Nesti ha indossato solo fuggevolmente la maglia viola, ma era tifosissimo e
il suo sogno sarebbe stato quello di poter fare la carriera splendida che ha fatto con la maglia viola. Certamente, noi siamo lieti e onorati di essere stati qua oggi a questa cerimonia che comunque rappresenta un pezzo di storia importante per la Strassigna, ma un pezzo di storia importante per tutti i giovani che dovranno in questo stadio crescere, vedere il loro talento sportivo svolgersi e diventare più grande, e hanno questo grande esempio di due uomini che sono riusciti a indossare la maglia della nazionale italiana, quindi non solo della Fiorentina, ma a diventare, specialmente Pandolfini, azzurri di livello mondiale. Non potevano mancare a questo appuntamento nel ricordo di Gisto Pandolfini e Fulvio Onesti, due amici, anche se oggi sono qui principalmente a titolo d'amicizia, ma a rappresentare anche due realtà. Giglio Amico, del quale soprattutto Gisto Pandolfini è stato sostenitore, ha partecipato a tantissime cene conviviali. E Viola anche, soprattutto. E con le Glorie Viola. E presenti con Alberto Panizza e poi Beppe Bonardi, che praticamente è l'emblema dello sport a Signa, sia nel calcio che nel tennis, amico fin dagli anni giovanili sia di Fulvio che di Egisto, e quindi saranno due testimonianze importanti, due contributi importanti per questo nostro servizio. Ma Dio, senz'altro queste sono le vere feste, perché queste non dipendono da nessun altro, da nessun'altra questione se non quella del cuore. Si ridiventa tutti bambini. Io ho 89 anni, parlare di Fulvio e di Egisto mi sembra di essere come quando li guardavo in campo, ecco. È una cosa, io lo dico sempre a tutti, lavorare e lo sport sono le due cose che potrebbero rimettere a posto il mondo. Grazie Beppe. Alberto Panizza, Glorie Viola e Giglio Amico, e quindi due sodalizi nati proprio per ricordare la memoria storica di chi ha indossato questa maglia. Fulvio ci è riuscito, come abbiamo sentito poco fa, solo in alcune amichevoli, poi il destino calcistico l'ha portato sotto altre latitudini. Altri colori. Sì, io ho conosciuto Egisto Pandolfini non solo in questi ultimi anni, quando lui è venuto alle nostre feste, abbiamo festeggiato insieme compleanni eccetera, ma credo di essere forse uno dei pochi o l'unico in questo contesto che ha avuto Egisto Pandolfini anche come direttore del settore giovanile, perché io in quegli anni ero nel settore giovanile della Fiorentina. E lui ti aveva venduto anche a una squadra, se non ricordo male, importante. Ah, sì. No, insomma, per un giovane, insomma. Diciamo, dovevo andare in Campania, quella cosa non è che mi era piaciuta molto. Ma insomma, la tua famiglia soppose, e lui come l'ha presa? Male, perché sono stato un anno e mezzo fermo, perché allora c'era il cartellino che legava a vita con la società d'appartenenza, e poi praticamente quando ebbi il cartellino libero, insomma, ricominciai a livello dilettantistico, due partite di nuovo fuori la caviglia e chiuso, vabbè, lasciamo. Tanto non ero buono. Avete ricucito il rapporto? Sì, no, ma non c'è mai stato, anzi c'è sempre stato un rapporto estremamente di stima, perché Egisto Pandolfini io non l'ho conosciuto come calciatore, però l'ho conosciuto come dirigente, ed era veramente una persona di altissimo livello professionale. Leonardo Cappellini, vice sindaco di La Strassigna, assessore allo sport, ti aspettavi una partecipazione popolare così massiccia in un giorno feriale di pomeriggio? Allora, ce l'aspettavamo semplicemente perché sappiamo benissimo quale sia stata l'importanza dei due calciatori per la Strassigna, quindi la partecipazione non era scontata visto l'orario, ma era, diciamo, scontata vista l'importanza e la rappresentatività che hanno avuto i due calciatori nazionali per la Strassigna, quindi è stata una partecipazione che ha reso onore a due sportivi che hanno reso onore alla Strassigna, quindi era, come dire, scontata, perché l'affetto e l'entusiasmo negli anni maturati per Egisto Pandolfini e Nesti è stata, come dire, sempre manifesta e continuerà ad essere manifesta attraverso questa celebrazione. Gianni Taccetti, segretario dei veterani dello sport delle Signe, l'associazione che ha promosso la richiesta di intitolazione dello stadio all'amministrazione comunale. Un atto dovuto, perché Egisto e Fulvio, come veterani dello sport, hanno dato lustro alla vostra sezione.
Sì, grazie intanto di essere anche voi qui presenti stasera. Noi siamo stati i primi a lanciare questa idea e l'amministrazione comunale, che ringrazio nella persona del sindaco Angela Bagni e dell'assessore Cappellini, ci è venuta incontro e ha fatto una cosa che è importantissima, non tanto solo per l'intitolazione, che è già di per sé una cosa che lascia nel paese una traccia, ma anche perché questi due personaggi, nel periodo storico in cui l'associazionismo non era quello di oggi, hanno lanciato, sicuramente hanno messo dei semi importanti, perché poi oggi quello che è lo sport alla Strassigna e a Signa, diciamo nelle Signe, ha dato dei risultati. Tanti ragazzi che giocano, non solo campioni, ma anche dei campioni che tutt'oggi insomma sono a vertici nazionali. E poi ci sono queste società vive che in qualche modo con questi due azzurri, ecco, credo sia un onore per tutti aver fatto questa iniziativa.